Io rido del mio cuore, ma finisco sempre per fare la sua volontà. Questo è il contenuto di una delle missive che Werther manda a Guglielmo, il suo migliore amico, nell'opera I dolori del giovane Werther, scritta da Goethe nel 1774. Possiamo dire che caratterizza l'epoca nella quale è stata scritta. Siamo alle porte del romanticismo. È all'interno della corrente dello Sturm und Drang. Che sì, sicuramente è una corrente romantica perché è una corrente che apre le porte, ma è una corrente che vuole spezzare ciò che c'era prima. Come tutte le correnti rivoluzionarie che arrivano e voleva sconvolgere non solo poi dal lato, sul lato artistico, non solo poi sul lato artistico, ma anche sul lato politico. Una corrente che vuole andare oltre alla ragione, oltre all'illuminismo, alla razionalità. E quindi c'è il sentimento, principalmente il sentimento romantico, che prende il posto e va anche sopra, oltre alla ragione. Ecco, Werther è un personaggio che incarna. In qualche modo questa corrente incarna lo spirito dello Sturm und Drang. Ed è un personaggio totalmente preso dai sentimenti, dalla passione non fisica, dalla passione platonica, dall'ideale dell'amore. Non è rappresentato in nessun modo, non viene descritto a livello fisico e non viene descritto a livello caratteriale. Noi sappiamo che è un ragazzo che non tiene a bada le proprie emozioni. E la storia è molto semplice, molto leggibile, scorre bene, è molto breve. E poi alla fine la trama è molto semplice, un amore non corrisposto. Ma cosa c'è dentro questo amore non corrisposto? Perché l'amore nel romanticismo era un trampolino che aiutava i personaggi a prendere lo slancio per un'introspezione. Mentre un secolo dopo, anni dopo, Dostoevsky prendeva qualsiasi pretesto per fare un'introspezione psicologica, con Goethe l'introspezione arriva tramite lo slancio sentimentale, lo slancio amoroso. La storia è molto semplice. Werther scrive a Guglielmo le varie esperienze che gli capita di fare nel corso di 22 mesi. Guglielmo è il suo migliore amico, quindi è un romanzo epistolare, un romanzo composto da varie lettere. Werther deve andare via dal suo paese per svolgere delle commissioni della madre e per ritrovarsi anche un po', per ritrovare la propria passione per la pittura. Arriva in questo villaggio che è caratterizzato. Subito si vede che c'è qualcosa di diverso. La predominanza della natura. La natura che è un altro elemento fondamentale, che insieme all'amore è una controparte, una sorella, la morte. La natura, come l'amore, sono elementi che elevano, che possono far provare una gioia profonda, una gioia che non si potrebbe provare in nessun altro modo, allo stesso tempo minacciano, non lasciano via d'uscita, non preservano. E ci può essere l'uragano che distrugge tutto, la tempesta che distrugge tutto, come la fontana romantica, la fontana dolce, la fontana che tranquillizza, che calma gli animi. Quindi le prime lettere da parte di Werther parlano di questi elementi naturali che lo fanno calmare, lo fanno tranquillizzare, lo portano più a contatto con se stesso, con i propri sentimenti. Poi accade una cosa. Werther incontra Lotte, Carlotta, una ragazza con i controcoglioni, una ragazza che bella, intelligente sicuramente, ma ciò che si vede di più è la forza.
Carlotta ha perso la madre da poco e si è caricata sulle spalle tutti gli 8 fratelli e sorelle che ha. E fa da madre. E lo fa in modo magistrale. Come se fosse la loro mamma e loro la trattano proprio come una mamma. Comincia a sviluppare un'amicizia con Werther e Werther si innamora subito perché prima era così, nel romanticismo è così. Non è che ti frequenti, ti vedi per un po' di giorni, per un periodo e poi dopo ti innamori, no. Era un attimo. Werther vede Carlotta e come la vede per la prima volta già innamorato perso, già non riesce più a controllare quello che sente, i propri sentimenti, già la ragione, la razionalità comincia ad andare al secondo posto e Werther si vive questo amore che lo porta a conoscersi, a scoprire parti di sé ad un livello più alto, più elevato. C'è un piccolo problema, Carlotta è promessa a un altro uomo, Alberto, che al contrario di Werther rappresenta un pochino il ceto borghese, la razionalità, la ragione, è molto categorico, molto schematico, però è anche molto affettivo, ama profondamente Carlotta. Werther e Alberto, avendo in comune una grande intelligenza, non possono non legare. E quindi diventano migliori amici. E cominciano a creare un triangolo insieme a Lotte, che porta Werther a una grande insoddisfazione. E Werther pensa, cavolo, ma ho tutto, sono in un villaggio dove i bambini mi adorano. E per Werther era molto importante, dato il suo animo fanciullesco, lui stava benissimo con i bambini. Aveva tantissima natura intorno, aveva Lotte vicino, Alberto vicino, ma non gli basta, perché lui vuole Carlotta, ma la vuole in un altro modo. E si sente in colpa per questo. Sente un profondo senso di insoddisfazione, ma allo stesso tempo non può in alcun modo arrivare a ciò che vuole, perché avrebbe sicuramente forzato Carlotta. E lui non la voleva forzare, perché la ama in modo libero e vuole che lei sia libera. Più volte si chiede, più volte si fa questa domanda e parla di una possibile forzatura che lui potrebbe fare, lui potrebbe forzare Carlotta in qualche modo, ma non lo vuole fare. A un certo punto non ce la fa più, ha bisogno di partire. Chiede ad Alberto di prestargli le pistole per farsi un viaggio. Monta in sella e se ne va e va alla scoperta di un'altra realtà, la realtà borghese. Ora, una persona come Werther, una persona che se ne frega delle apparenze, a cui non importa assolutamente niente del parlottio, di questi pettegolezzi, non ci sa stare. Trova un lavoro nell'ambasciata ed è anche molto stimato, data la sua evidente intelligenza, ma non ce la fa. Incontra anche una signorina, ma Goethe non la nomina neanche per quanta poca importanza gli dà all'interno della storia. Incontra un principe e dopo essere stato ostracizzato da questa realtà borghese che non lo vuole più, perché Werther è evidentemente diverso e incompatibile, un principe lo invita a stare un po' con lui, a fare dei viaggi con lui, ad andare nella sua tenuta, e Werther lo fa con piacere, ma dopo un pochino non ci sta, non riesce a stare bene neanche lì. E allora pensa, io devo tornare da Carlotta. Faccio di tutto per dimenticarmi ciò che è successo, per distrarmi, per svagarmi, ma la verità è che quello che io devo affrontare sta lì, con tutta la sofferenza che mi porta, però è lì. E allora riparte. E intanto però Alberto e Carlotta si sono sposati. E lui arriva all'interno di una famiglia. Non si tratta più di fidanzati, di una coppia. No, è una famiglia. E Werther per forza si sente fuori posto. Come fa? Alberto comincia a nutrire, non è una gelosia, Alberto non è geloso di Werther, però comincia a sentire un'invadenza forte.
Mentre Carlotta non riesce a scacciare Werther, ci sta bene. Io non potrei dire che Carlotta è disinteressata. Carlotta prova un interesse per Werther, ma... è difficile. Non potrebbe mai preferire Werther ad Alberto. Werther è un qualcosa che non sai dove ti porta. La ragione messa... buttata via, questo sentimento che va come un aquilone senza la base. Come fa a stare con Werther? Werther sviluppa sempre di più un pensiero. Sempre nel primo libro c'è una bellissima conversazione fra lui e Alberto dove parlano del suicidio e hanno due opinioni completamente diverse, opposte. Da una parte Alberto parla del suicidio come di una vigliaccheria da parte del suicida. È codardo che si ammazza, egoista. Dall'altra parte Werther che parla del suicidio come di un atto di coraggio, di liberazione. E sempre di più si insinua dentro di lui questo pensiero, perché lui non ce la sta facendo più. Si arrovella dentro tutto quello che scopre, che gli fa male, perché la verità dei fatti è che lui non è soddisfatto e non potrebbe essere soddisfatto, non potrebbe mai essere soddisfatto. L'unico modo sarebbe avere Lotte accanto a sé, ma non la può avere. E comincia a ragionare, e qua comincia il delirio di Werther. Passa del tempo con Carlotta. Carlotta gli chiede di non tornare prima della vigilia di Natale, perché si sta creando una situazione che Carlotta comincia a vedere come pericolosa, scatta l'allarme rosso. Lei lo sa che lui non sta bene, ma lui va in casa sua e la bacia impetuosamente. E qui abbiamo per la prima volta l'atto fisico. Fino adesso l'amore di Werther verso Lotte è stato puramente platonico, iperuranico. Carlotta si vede costretta a rifiutare il bacio. Non so quanto avrebbe voluto in realtà rifiutarlo, però lo rifiuta. Werther torna a casa. Chiede un'altra volta ad Alberto di prestargli le pistole. Alberto lo fa senza problemi. Lotte lo sa cosa avrebbe fatto Werther con le pistole, lo sa, ma non può fare niente ormai. Ormai è al di fuori. Ormai il delirio è solo di Werther, non c'entra più nessuno. Verso le 11 di sera, Werther si spara. Si spara la testa. Ma non è finita lì. E io dico, mannaggia Goethe, io non... Non finisce il libro quando Werther si spara. Il libro finisce 3 pagine dopo. Perché non c'è solo Werther che si spara. Werther rimane sveglio, Werther vive ancora 12 ore dopo lo sparo. La mattina dopo, verso le 6 di mattina, arriva il servo. Vede Werther in terra che si è sparato alla testa, la pallottola è andata a finire nell'occhio destro, cioè un casino, e respira ancora Werther. Lo mette sul letto, arriva Alberto che sta lì. Ed è come se Goethe dicesse, vai, soffri anche te, devi soffrire anche te insieme a Werther. Devi sorbirti tutta la fine. Una morte durata 12 ore di agonia, no? Dove Goethe ci parla del rantolo. Ed è... Mi ha tirato fuori qualche offesa. Quello che mi è arrivato alla fine, che ho pensato, è... Beh, effettivamente i rapporti si potrebbero vivere anche in modo più leggero, in modo più superficiale. D'altra parte, un sentimento così forte... Un sentimento così totalizzante ti porta a uno specchio continuo, a un'introspezione continua che ti fa scoprire cose di te e non finisce mai. E tu sei lì che per ogni sensazione ti scopri. Questo mi ha fatto pensare che forse vivere è questo. Anche se Werther si ammazza alla fine, perché poi si ammazza, però ha vissuto. In mezzo a tante persone che sopravvivono, ha vissuto.